Allora, siamo arrivati al terzo elemento. Questo è il secondo? È il secondo, sì, però come dicevo prima, come dicevo, ho una numerazione tutta mia. Ah, beh, va bene, quindi allora, sarebbe il secondo, il terzo secondo oltrepensiero. Allora, abbiamo Paolo Moneti del consiglio direttivo del sodalizio di Santa Rosa. Allora, siamo arrivati quasi al momento clou. Esatto, sì. Ormai i giorni sono rimasti pochi, si fa la conta alla rovescia fino al giorno del trasporto. E le novità di quest'anno? Beh, la novità innanzitutto è la macchina, chiaramente, sicuramente innovativa, come tutte quelle che fa Raffaele, grande ideatore, grande architetto, oltre che facchino per 20 anni, quindi personaggio conosciuto ed esperto di tutta la macchina Santa Rosa, di tutta la tradizione, oltre che delle architetture della macchina Santa Rosa. La novità è questa macchina, sicuramente elegante, lineare, innovativa sotto molti aspetti riguardanti sia il traliccio, l'aspetto estetico e l'allegorico, insomma. Però è tutto bene. La macchina Santa Rosa che fa parte del progetto UNESCO, come tutti sapete, quest'anno ancora di più evidenziato dalla presenza Expo di Milano. E personaggi prevista tantissima gente già dalle recensioni alberghiere, tutto esaurito già da oltre un mese, e siamo in attesa, insomma, dell'evento del 3, del famoso evento del 3 settembre, del trasporto di questa nuova macchina. Ci può commentare queste fasi? Beh, le fasi del trasporto e del montaggio. Del montaggio adesso. Il montaggio, la prima fase è stata chiaramente il posizionamento della base a regola d'arte che deve essere perfettamente in piano, e dopodiché vengono oramai da qualche anno, la macchina viene montata a segmenti, quindi con tempi ridotti e molto più pratici chiaramente, oltre meno rischiosi e meno costosi. Viene costruita già dall'inizio e progettata in maniera tale che possa essere assemblata in maniera molto, insomma, semplice. Oh, prima invece come veniva montata? Prima negli anni passati, parliamo da tanti anni fa, veniva montata proprio, costruita e assemblata dentro questo capannone, ma già da 2 mesi prima gli operai lavoravano manualmente proprio alla costruzione della macchina e dell'allegorico, che veniva fatto in carta pesta, legno, quindi veniva costruita veramente tipo le costruzioni lì, come le formichine, pezzo per pezzo, molto più tempo, molto più lavoro e impegno, insomma, di persone. Adesso con le nuove tecniche, i nuovi progetti, i nuovi sistemi, è tutto molto più semplice e più rapido, però chiaramente molto più perfetto e più lineare. Abbiamo raccolto alcuni commenti, non vorrei metterla in imbarazzo, ma la popolazione di Viterbo è molto, molto entusiasta di questa macchina, almeno così detto, la sta vedendo a pezzi prima di essere montata, e si sta dicendo, alcuni dicono che forse sia la migliore di tutte. Ma questa ce lo auguriamo tutti, insomma. Quella macchina che è rimasta nel Colle Trebesi è quella di 30 anni fa, 67, di 35 anni fa, anzi, del volo d'angeli, è quella che ha dato un po' la svolta alle vecchie stile delle macchine gotiche. Questa sicuramente è innovativa sotto tanti punti di vista, è semplice, elegante, proporzionata, lineare, bianca e monumentale, sicuramente con un'illuminazione, con una bella illuminazione, sicuramente rimarrà impressa, ma ci auguriamo tutti che sia il nuovo ricordo di Viterbesi. Forse perché nella realizzazione, nell'idea, racchiude modernità e tradizione? Sì, ma guardi, in una conferenza stampa all'Expo di Milano, dove era presente, Sgarbi l'ha definita neogotica, e forse è l'aggettivo più idoneo, più giusto, più azzeccato, insomma. La ringraziamo, prego. Molto gentile. Grazie a lei, salve.